Ciao ragazzi, oggi vediamo insieme il vinile adesivo. Il vinile adesivo è quel materiale, diciamo, plastico che ha una colla che permette di attaccarlo praticamente al muro, ai palloncini, quindi per fare una cosa del genere. Sui palloncini possiamo farlo tranquillamente con il vinile adesivo, per fare le scritte sui muri possiamo farlo col vinile adesivo, per fare le etichette, vetrofanie, che altro? Tantissimi, tantissimi lavori, ovunque ci si possa attaccare qualcosa, potete attaccarcelo facendolo col vinile adesivo. Come vedete, ci sono vari colori. Noi di Creativamente Plotter abbiamo due misure di rotoli. Sono tutti da 10 metri, però ci sono i rotoli da 30 centimetri di larghezza che vanno bene per la silhouette cameo e rotoli da circa 20 centimetri, che sono questi piccolini che vanno bene sia per la cameo che per la portrait. Ovviamente quando parlo di cameo e portrait intendo tutti i modelli, quindi cameo 1, 2, 3 e portrait 1 e 2. Vanno bene anche per l'augurio, quindi non vi preoccupate. Vi faccio vedere, praticamente sono composti da due pezzi. Adesso se riesco ve lo faccio vedere. C'è la parte adesiva che è questa qui, come vedete, che è la parte che praticamente noi andremo a tagliare con la cameo. Quindi noi ci tagliamo un pezzetto, lo appoggiamo sul tappetino e andiamo praticamente a tagliare la misura, la forma, la scritta, il disegno che vogliamo direttamente sulla parte colorata. Il vinile ha bisogno di essere applicato con l'application tape, che è questo materiale qui, venduto da noi in rotoli di circa 50 metri. Come vedete, è un rotolo trasparente. Adesso vi faccio vedere come viene utilizzato. Questi sono i colori che ho io. Come vedete c'è il fucsia, c'è l'azzurro, il bianco. I colori principali ci sono sia lucidi che opachi. C'è il giallo, verde, color oro, poi c'è color argento, c'è blu, c'è ecco rosso, nero. Questo, in questo caso, questo è quello lucido. Abbiamo anche quello opaco. Come vi dicevo, opaco e lucido sono in moltissime varianti di colori qui da noi. Questi sono non originali, questi rotoli. Abbiamo poi i rotoli originali silhouette e trovate anche il rotolo di vinile glitter. Sono più piccolini perché questi sono da 10 metri, quelli lì originali sono circa da 23 centimetri per 1,80 m. Esistono anche da 30 centimetri per 1,80 m. Sono comunque più piccolini, costano un pochino di più. Quindi insomma valutate voi che cosa prendere e che cosa no. Il vinile adesivo si taglia tranquillamente con queste due lame. Per la spiegazione delle lame vi rimando ai miei video che ho fatto sugli accessori. Lama automatica e lama ratchet. Come vi ho detto negli altri video, questa lama veniva data in dotazione con la vecchia cameo, ma è utilizzabile anche con la nuova. Quest'altra bianca invece è la lama che viene data in dotazione con la nuova cameo.
Vedete voi, io personalmente mi trovo bene con tutte e due, quindi vedete voi quale acquistare, potete utilizzarle tutte e due per tagliare il vinile adesivo. Per poter utilizzare il vinile adesivo è necessario questo utensile qui, l'utensile ad uncino, che ci permette di togliere dal vinile adesivo le parti più piccoline. Quando noi andiamo a togliere dal il vinile adesivo, una volta tagliata la forma che ci interessa, noi possiamo utilizzare l'utensile ad uncino. Adesso io non ho pezzettini piccoli, possiamo utilizzare l'utensile ad uncino per andare a spellicolare. Di fatto noi veterani lo chiamiamo spellicolino. Andiamo a spellicolare praticamente tutti i pezzettini piccolini, per esempio dentro un'eventuale scritta, per esempio nella A c'è quel pezzettino dentro la A che va tolto, a toglierla a mano è un po' una rottura di scatole. Quindi che facciamo? Utilizziamo l'utensile ad uncino e andiamo a togliere tutti i pezzettini che poi buttiamo in modo da non ammazzarci a farlo da sole, insomma. Ci tagliamo un pezzetto di application tape, giusto il necessario. Vi faccio vedere al volo come si applica. Togliamo. Lo vado a applicare sulla parte che ho tagliato e praticamente mi si porta via, come vedete, la parte adesiva. Fatto questo, che cosa faccio? Prima vado a prendere il mio palloncino, che sia un palloncino, che sia il muro, insomma, vedete voi, lo vado ad applicare con una spatolina, insomma. E questo poi lo vado a eliminare, togliere piano piano. Questa parte qui è riutilizzabile, quindi voi che fate? Prendete questo e ce lo riattaccate sopra in modo che lo potete riutilizzare per la prossima volta. Mi raccomando, quindi, accessori indispensabili per utilizzare il vinile sono l'utensile ad uncino e l'application tape. Senza application tape è quasi impossibile andare ad utilizzare il vinile adesivo. Vi mando un abbraccio, ciao a tutti!